Nell'Oceano Pacifico, fra la California e le Hawaii, galleggia un'isola di plastica di 1,6 km quadrati, tre volte l'estensione della Francia. Una massa di 1,8 trilioni di oggetti, pesanti complessivamente 80.000 tonnellate. È la grande chiazza di plastica del Pacifico, come è stata chiamata dalla fondazione olandese Ocean Cleanup, che ha fatto una stima delle sue dimensioni e della sua composizione, impiegando 30 navi e 2 aerei. Quest'isola è dalle 4 alle 16 volte più grande delle stime fatte in precedenza ed è formata al 46% da reti da pesca. Il resto dell'isola è formata da plastiche rigide come polietilene e polipropilene. I ricercatori hanno trovato in acqua oggetti intatti risalenti persino agli anni 70. L'84% del materiale controllato conteneva sostanze tossiche. Negli anni 70 la densità era di 200 grammi di plastica al metro cubo di acqua, oggi invece supera il chilogrammo. Gravissime le conseguenze per l'ambiente, gli animali e l'uomo. I pezzi più grandi di plastica, infatti, come le reti o i sacchetti, imprigionano, soffocano e addirittura uccidono gli animali marini. I pezzi più piccoli, invece, vengono ingoiati dai pesci ed entrano nella catena alimentare, finendo sulle tavole degli esseri umani.